Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video vlog. Siccome in questi giorni è uscito un po' di sole, ma tra poco ci risaluterà, approfitterò di questi giorni per fare qualcosa di un po' più carino, il che significa fare dei vlog e portarvi con me. Quindi ciao, benvenuti in questo nuovo video. Allora, inizio il vlog oggi, anche se in realtà la giornata che voglio davvero vloggare è quella di domani, per il semplice motivo che ho paura che, siccome passerò domani tutta la giornata fuori, il vlog possa venire un po' più corto, ma soprattutto perché questa sera vorrei fare tipo un po' di skincare. Comunque, non lo so, volevo portarvi con me già da questa sera sostanzialmente. Parlo di sera perché oggi sono... oddio no, cioè la luce è bruttissima. Comunque dicevo, oggi sono andata a scuola in presenza, come ormai mi sentirete dire praticamente sempre che sono in presenza, perché sarò praticamente sempre in presenza, e tranne un giorno ogni 2 settimane, ovvero il mercoledì, che un giorno, una settimana devo andare, una settimana no, il mercoledì. Comunque vi dicevo, sono andata a scuola in presenza, dopodiché sono tornata a casa, ho pranzato al volo, ho editato il video che è uscito oggi alle 17, che tra l'altro a me piace un sacco come è venuto, quindi dopo spulcio i commentini. Dopodiché mi sono messa a fare dei compiti, poi ho fatto una pausa studio perché sono andata a prendere il gelato con i miei amici. Sono tornata a casa e mi sono appena finita di allenare, e adesso eccoci qua, quindi adesso vado assolutamente a farmi la doccia e devo anche lavare i capelli, che oggi erano in condizioni penose, cioè sono tipo tutti mossi, orribili, no, devo andarli a lavare assolutamente. E niente, quindi sistemo la camera, nel senso che devo togliere il tappetino e questo qui, come si chiama? Gli elastici per i glutei, per allenare i glutei. Li devo mettere al loro posto e poi ci buttiamo in doccia. Detto fatto, doccia fatta. E adesso, siccome ieri era domenica, ma comunque ho avuto una giornata un po' piena nella sua semplicità, non sono riuscita sostanzialmente a fare il mio momento di skincare domenicale. Quindi adesso volevo farmi una maschera. In realtà prima mi faccio lo scrub, però non ho molta voglia e il tempo, soprattutto perché sono tipo le 8:20. Quindi noi non mangiamo mai tanto presto, però tra poco mangerò sostanzialmente, e quindi non faccio quello fatto in casa, anche se noto che con quello davvero vedo gli effetti dello scrub. Comunque vabbè, faccio questo qui, diciamo, confezionato, e ce lo faccio mandare bene. Avrei potuto farlo prima di fare la doccia? Assolutamente sì. L'ho fatto? No. Ciao! Penso papà che tornerebbe dal lavoro. Comunque vabbè, terrò il turbante perché non ho assolutamente voglia di conciarmi i capelli, però comunque volevo fare anche queste cose, però mi sentivo troppo appiccicosa, volevo andarmi a fare la doccia. E una cosa che faccio è fare le scrub anche qua sotto, perché ho un sacco di puntini anche qua. Comunque amici, mentre faccio scrub vi dico che sono stragasata per alcune cosine che sto organizzando, sperando di poterle fare, visto che siamo adesso in zona gialla, no? E soprattutto è uscito un po' il sole. Dico sperando di poterle fare perché purtroppo, non so se avete seguito la vicenda, ma tra la settimana scorsa, che è il Como, io sono di Como, il Como è andato in Serie B, quindi la squadra di calcio è andata in Serie B, quindi non vi dico quanta gente c'era in giro a Como. Ovviamente io ho visto il voto, non è che ero in giro, e tra ieri a Milano per invece l'Inter, che ha vinto mi pare lo scudetto, cioè sinceramente non so quanto rimanere fiduciosa riguardo al fatto che rimarremo aperti. E adesso mi faccio la maschera. Ogni tanto mi rendo conto che potrei anche cambiare la maschera che faccio, però boh, mi trovo talmente bene con questa che non ho voglia di farlo, anche perché questa qui ci mette 5 minuti ad asciugarsi, quindi c'è, è sicuramente la maschera più veloce che ho, e che c'è comunque con i tempi più veloci. Anche questa volta, anche per la maschera, vale il discorso che tra 20 minuti sono le 8, quindi evitiamo di fare qualcosa di troppo lungo sostanzialmente. Nel mentre, siccome la maschera ci mette davvero pochissimo ad asciugarsi, vi faccio vedere cosa faccio. Devo andare un attimo a sistemare la mia cesta dei trucchi, perché è un po' un caos, nel senso che ha un suo ordine in teoria, ma è andato un po' a quel paese, come potete ben vedere. Quindi adesso vedo di sistemare un attimo queste cose, anche perché spesso mia mamma viene in camera mia a prendere le pinzette, quindi siccome le pinzette sono qua dentro, nel prenderle
fa sempre un caos perché non sa chiaramente l'ordine dei miei trucchi. Vabbè, facciamo finta di aver sistemato. Tra l'altro domani mi truccherò sicuramente un po' di più e non vedo l'ora di farlo perché purtroppo, cioè domani andrò a fare due cose molto carine che, cioè, sono cose normalissime. Oddio, la mia cipria è rotta e si vede. Comunque dicevo, sono due cose normalissime, cioè più che altro per una sono molto molto gasata, ma ve lo racconto domani. Comunque il concetto è che è una cosa normalissima ma che purtroppo non è più normale da tempo e quindi sono molto gasata, quindi mi truccherò un attimo di più. Quindi ho visto i miei pennelli sporchi, rigorosamente sporchi, per le ombretti che utilizzo per fare la linea, quindi magari domani mi trucco un po', visto che da quando ho l'extension, cioè sì, ciao, da quando ho fatto la laminazione infatti non mi trucco più. Purtroppo questa sera dovrò fare un lavoro di economia, non ho voglia. Devo consegnare questo lavoro entro domani alle 6 del pomeriggio, ma non ho voglia. Nel senso, volevo vedermi il mio filmino stasera, invece devo fare economia. Perché nel pomeriggio ho fatto RIM italiano e tedesco e sostanzialmente ho dovuto fare delle cose che non avrei dovuto fare se oggi avessi avuto il libro a scuola, i libri a scuola, invece oggi avevo solo il computer a parte il quaderno di matematica e quindi mannaggia ho dovuto fare queste cose e quindi non ho potuto fare economia e quindi la devo fare stasera e quindi niente film. Devo assolutamente fare l'aspirapolvere perché in camera mia c'è un sacco di polvere per l'appunto. Scherzo, la devo fare dopo cena perché ci sono troppi elettrodomestici accesi, chiaramente. Ok amici, alla fine ho cambiato un po' i miei programmi. Ho trovato un modo per non fare ora economia, o comunque non tutta, sono andata un po' avanti, però ho pensato un modo per farla domani. Vabbè, comunque, in ogni caso adesso voglio farmi le unghie, anche perché alcune si stanno rompendo, una si è proprio rotta, quindi devono anche un attimo limarle. Quindi siccome ho già smontato tutto il letto e la mia scrivania è occupata da cuscini e coperti come al solito, pensavo di farmi le unghie in cucina nel mentre mi guardo il pomeridiano di Amici, quello delle 19, e dopodiché quando ho finito vengo di qua. E siccome credo che non avrò il tempo di vedermi un film perché sono già le 9:15 già ora, quindi penso che poi mi metterò a leggere, quindi here we go, andiamo! Poi forse mi preparo già la borsa per domani, non lo so, no, non ho voglia. Buongiorno, oggi è martedì, il famoso giorno del quale vi parlavo, per il quale sono un po' gasata. Incredibile, ma vero, ho tipo un quarto d'ora per cambiarmi, quindi direi che un outfit in un quarto d'ora riuscirò a crearlo, quindi ho il tempo di parlare con voi banalmente perché non vado a far colazione perché oggi è martedì e ho religione, quindi uscirò e andrò a fare colazione come sempre e niente, quindi il programmino della giornata di cui ieri alla fine non vi avevo parlato. Ah, tra l'altro ieri sera ho fatto le unghie perché cioè sennò se le lasciavo senza smalto finivano per rompersi tutto. Comunque dicevo, il programmino per la giornata è il seguente: banalmente vado a scuola, faccio le lezioni, poi ho portato lo zaino con dentro il computer e poi vabbè c'è anche un libro in realtà e poi che cos'altro faccio? Dopodiché mi fermo a Como a pranzo con il mio ragazzo, ve lo giuro vi fa molto strano dirvelo, e mangiamo la poke molto probabilmente. Comunque poi magari vi lascio qualche foto perché sono sincera, non so quanto riuscirò a farvi vedere quando sarò fuori casa, probabilmente ve lo racconterò io grazie magari anche a delle foto. Dopodiché torno a casa verso tipo le 4-5 e nulla, poi sto tipo un'oretta e mezza a casa, così ho il tempo, spero vivamente, di allenarmi, poi ho il tempo di cambiarmi, di rinfrescarmi, di truccarmi un po' e poi posso uscire perché domani vado a cena con delle mie amiche, delle mie compagne di classe e niente, questa era la cosa per la quale vi dicevo ieri sono un sacco gasata perché appunto cioè non vado a fare una cosa banalissima come una cena da un sacco, quindi adesso che c'è l'opportunità di andare perché siamo
in questa nuova zona gialla, diciamo, e soprattutto c'è l'opportunità di andare tempo parlando, meteorologicamente parlando, noi abbiamo colto subito l'occasione, abbiamo prenotato in questo posticino che a me piace un sacco, che fa tipo delle insalate particolari, ma non solo, non fa solo insalate, quindi vedremo poi cosa prenderò. Quindi sono molto 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 contenta della giornata che mi aspetta, cercherò di condividerla con voi quanto più possibile, però non vi prometto niente perché sapete quanto sono timida a vloggare fuori casa. Allora, pioggia? Non c'è pioggia, però ci sono 16-17 gradi, quindi non è che faccia proprio, cioè fa caldo sì, però c'è anche la nuvoletta. Però ragazzi, lo giuro, non vedo l'ora di andare stasera. Ciao amici, come immaginavo ci siamo rivisti adesso che sono le 5.35 e sono tornata a casa dopo aver fatto scuola e dopo aver pranzato, come già vi avevo anticipato questa mattina. E niente, quindi sono tornata a casa, sono a casa da tipo una ventina di minuti. E da quando sono a casa non ho fatto grandi cose se non provarmi un costume che mi è arrivato, che ho ordinato ma che non mi piace. Comunque adesso ho tipo mezz'ora, letteralmente. No, in che senso 20 minuti devo uscire di casa? Come è possibile? Muoviamoci. Parto con il lavare la faccia perché uno, sono stata in giro tutto il giorno, quindi lo necessito. Due, sono piena di brillantini per il costume che avevo comprato. Ma io scandalizzata che ho 20 minuti. Perché finisce sempre così? Ok, lavo anche i dentini, già che siamo qua. Ok, adesso metto le cremine, così prepariamo, diciamo, la base per il trucco. Anche se mi sembra logico che non avrò molto tempo per fare cose molto elaborate. Ah, mannaggia me. Ah, e come penso si possa intuire, ovviamente non ho avuto il tempo di allenarmi. Insomma. Ok. Cremina. Non troppa perché tanto tra poco mi dovrò truccare. E adesso, già che sono in bagno e già che devo aspettare che le creme vengano un attimo assorbite dalla pelle, faccio i capelli. Voglio in realtà fare una cosa molto semplice, ovvero sostanzialmente piastro tutti i capelli, però voglio fare tipo il boccolo, comunque mossi i ciuffi davanti, perché noto che già naturalmente hanno questa tendenza a girarsi, quindi perché non farlo davvero? Almeno la piastra è veloce. Il problema è che dietro da soli con questo taglio è un po' difficile. Cioè dietro da sola, avete capito? In tutto ciò io sto provando a pensare a che cosa mettermi, ma già da quando sono tornata avevo fatto anche delle prove con degli outfit, ma niente che mi facesse impazzire, perché volevo mettere in coordinato, diciamo, i colori dell'outfit con i colori del trucco, cioè in realtà con la linea di eyeliner banalmente. Però la linea di eyeliner la farò marrone, perché se riesco a fare l'outfit con in mente è su quei toni, quindi tagliamo la testa al toro. E poi potrei lasciarli anche lisci perché non so quanto mi possa durare il boccolo, però dettagli. Facciamo che va bene. Potrei tranquillamente lasciarli normali, ma è evidente. Ecco che ho fatto la stronzata perché mi ho perso troppo tempo. Io comunque davvero non mi capacito di questa mia capacità, per l'appunto, di essere perennemente di fretta. Non so come io faccia. Comunque adesso facciamo un trucco facile. Probabilmente non sto a farmi la riga, cioè non lo so, io la vorrei fare però. Sì, vabbè,
Mi sembra logico. Ok, fatto. Per fortuna non devo neanche più mettermi il mascara. Non ho fatto la riga di eyeliner, ma fa niente. Il mascara non lo metto. Ci siamo. Adesso, mentre mi truccavo, mi è venuto in mente un outfit, quindi vado a mettermelo e torno, speriamo bene. Amici, ciao! Come vedete la luce è un po' cambiata perché prima sono uscita di casa correndo, quindi non vi ho fatto vedere l'outfit né niente, sono appena tornata a casa. Tra l'altro c'erano i miei amici che erano in giro, quindi mi sono venuti a prendere in fermata perché sono tornata in bus, quindi mi hanno accompagnata a casa loro. E è stata una bellissima serata, mi ha fatto un sacco piacere uscire un po' con le mie amiche, ma soprattutto andare a cena fuori, perché cioè, comunque le mie amiche le ho viste anche in altre occasioni. Però comunque mi ha fatto proprio piacere uscire e andare a cena fuori e sono tra l'altro molto entusiasta del mio outfit, quindi adesso ve lo faccio vedere, anche se ve lo faccio vedere quando torno, quindi è un po' storpicciato, ma fa niente. Eccomi qui, allora, come pantaloni che come vi dicevo sono un po' stropicciati, ho questi qui, quelli a sigaretta, i jeans a sigaretta con lo strappettino qua, questi qui sono quelli di Pull&Bear. Poi ho questa maglietta, che in realtà non ho la minima idea di dove io l'abbia presa, è fatta tipo così ed è di Abercrombie, in realtà è di mia sorella e io gliel'ho fregata, ne abbiamo tipo tre di queste canottiere, tutte di colori diversi, sono tipo, forse questa no, però sono tutte taglia unica, quindi ce le scambiamo molto volentieri, cioè molto spesso e volentieri. Poi ho questo blazer, che anche questo è di mia sorella, tra l'altro una taglia in più di quella che avrei preso io, quindi mi va un po' più comodo, diciamo. Prima lo avevo sulle spalle, ma poi diciamo che iniziava a fare un po' fresco. Infatti il ristorante ci ha dato anche le coperte, che carini, perché ovviamente eravamo fuori. E niente, questo blazer è di Zara. Poi ai piedi avevo le McQueen. E poi come borsa avevo questa qui, tra l'altro piena zeppa di roba, qui c'è il resto della roba, infatti facciamo un po' fatica a chiuderla, ed è quella di Pull&Bear. E niente, questo è quanto e nulla. Mi piace un sacco questo outfit. Tra l'altro, in tutto ciò, allora, siamo andate a cena fuori appunto e ho mangiato tipo l'insalata, perché è un posto prettamente specializzato, diciamo, in insalate. Poi mi sono presa anche il dolce, ovvero la panna cotta, perché non ci faceva mancare niente, e poi vabbè, il caffè. Comunque è stata una bella serata, mi dispiace non avervi portato con me, però non lo so, sapete che sono un po' timida come ragazza, fa un po' ridere, è un po' un paradosso perché faccio video su YouTube, parlo a un sacco di persone, però sì, sono timida allo stesso tempo. Comunque sono anche un po' stanca, distrutta, penso si possa vedere dalla mia faccia. Forse qualche brillantino, eccoli, qualche brillantino lo percepite, perché praticamente questo qui è il costume di cui vi parlavo, che ho provato prima, che a vederlo così è stupendo, cioè in realtà il sopra è anche carino, la parte che non mi fa impazzire è il sotto, ma oltre al fatto che non mi fa impazzire, mi ha lasciato brillantini in tutta la camera, letteralmente, anche tutti qui in terra, perché qui l'ho messo per provarlo, anche tutto sulla coperta. Vabbè, quindi per questo motivo non lo apro per farvelo vedere, però comunque era molto carino, però non so se, eccoli, guardate quanti brillantini, voi ne vedete anche fin troppi pochi. Comunque non so se sono caduti tutti questi brillantini perché non li avevo ancora lavati, perché spesso succede che nel momento in cui poi li lavi smettono di perdersi. Comunque niente, tutto ciò per dirvi che questo qui era il costume di cui vi parlavo e questa qui è la marca, non è assolutamente una sponsorizzazione, l'ho pagato io, però appunto non mi fa impazzire come mi sta, cioè perché poi in realtà il costume è molto bello, però il sotto non mi fa proprio impazzire, non mi piace sul mio fisico e quindi penso proprio che lo rimanderò indietro, anche perché mia sorella abbiamo una taglia diversa, quindi lei non potrebbe neanche metterlo, quindi devo per forza mandarlo indietro. Però mi avevano mandato anche questa, carina, per quando si va al mare, queste qui sono sempre utili. Amici, eccomi qui, mi sono struccata, tra l'altro
mi vedo più carina adesso di quando prima avevo quel trucco un po' sfatto. E io mi preferisco adesso, poi con la laminazione, stare struccata. Quindi non vedo l'ora dell'estate, quando un po' le occhiaie un po' si camuffano con l'abbronzatura, un po' se ne vanno perché dormo anche di più, quindi non vedo davvero l'ora, così i trucchi li saluto. E niente, adesso sono nel lettino col mio pigiamino imbarazzante e volevo ringraziarvi per aver seguito questo video vlog. Io sono uscita tutto il giorno, a voi non vi ho fatto vedere nulla, mi rendo conto. Quando esco con le mie quattro amiche che conosco, cioè io voglio bene anche alle persone con cui sono uscita oggi, però è qualcosa di un forse, cioè il vloggare in contemporanea riesco a farlo solo quando sono con i miei o quando sono con le mie amiche, le mie tre amiche che conoscete, il mio gruppo di amiche, quello proprio stretto stretto. Non che le amiche con cui sono uscita oggi non siano importanti, però cioè, penso di aver reso l'idea. E quindi sì, scusate, sono uscita tutto il giorno ma non vi ho fatto vedere nulla, praticamente è stato il diario di una ragazza in ritardo ma molto molto felice. E quindi sì, sono molto felice della giornata di oggi, cioè mi sono proprio divertita, e pensare che oggi è semplicemente martedì, quindi non è proprio, non lo so, una giornata speciale, sabato, così, cioè è martedì, capito? Domani tra l'altro vado a scuola ovviamente, però sono in dad, quindi almeno sono comoda. Quindi boh, pensavo domani di svegliarmi un po' più tardi, nel senso verso boh, 20 minuti prima delle lezioni, una roba del genere, così dormo un po' di più. E niente, quindi grazie per aver seguito questo video vlog, sono contenta che adesso inizio a fare qualcosa di un po' più carino, spero il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate tanti pollici in su, noi ci vediamo con tanti nuovi video, vi mando un grosso bacio e prestissimo prometto che ci sarà una vlog week, quindi un video al giorno per una settimana, promesso, quando organizzo un po' di cose carine, tutte nell'arco di una settimana. Detto ciò, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao amici, vi voglio bene.